Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con la cronaca. C'è un omicidio-suicidio all'origine della morte dell'uomo e della donna i cui cadaveri sono stati trovati in un appartamento di via Tagliamento a Montesilvano. Le due vittime sono marito e moglie, entrambi cinquantenni romeni da 15 anni in Italia. I corpi sono stati trovati in cucina l'uno sopra l'altro. Vediamo il servizio di Giuseppe D'Intino. Terribile delitto in via Tagliamento a Montesilvano, dove al primo piano della palazzina alle mie spalle questa mattina, intorno alle ore 9, sono stati rinvenuti due cadaveri. Si tratta di un 50enne, muratore in cassa integrazione, e di una 41enne addetta alle pulizie. I due, marito e moglie, sono stati ritrovati l'uno sull'altra in una pozza di sangue. Accanto un coltello, ferite d'arma da taglio su entrambi i corpi, segni di strangolamento su quello della donna. L'ipotesi più accreditata è quella di omicidio-suicidio, o meglio femminicidio. Suicidio, ma solo l'esito dell'autopsia potrà dire come sono andate le cose. L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa che ha sentito le urla della donna. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta dell'abitazione. I carabinieri della compagnia di Montesilvano e quelli del nucleo investigativo del comando provinciale di Pescara hanno provveduto ai rilievi del caso. Oltre al medico legale, alla PM Fabiana Rapino, sul posto anche gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della coppia. I due, di origine rumena, vivevano in Italia da molti anni, erano persone per bene, perfettamente integrate, raccontano sbigottiti i vicini di casa. Mi sembra che è stata una bravissima persona, rispettosa, tutto il vicinato qua gli voleva bene, tutti. Fino a quest'estate mi ha dato pure una mano a pitturare a casa, qui, tutto tranquillo, mi ha detto qualche volta dobbiamo andare a fare una gita insieme, in famiglia, vieni su a casa mia, mio genero l'ha aiutato a portare su il frigorifero, aveva comprato il frigorifero nuovo, era stato ma 20 giorni o un mese in Romania con la famiglia, era tornato, mi ha riportato la birra. L'ho saputo dal mio vicino che mi sono andato prima, che lui ha detto chiamate i carabinieri, io gli ho rimproverato, dico ma anche se hanno fatto discussione una coppia, perché hai chiamato i carabinieri? Ha detto ma io ho sentito dei grida forti. Tragedia nella tragedia, quella del figlio della coppia a cui oggi è stata sottratta l'infanzia. Un bambino di appena 10 anni che mentre si consumava il delitto si trovava a scuola. Al momento il bimbo è stato affidato ai servizi sociali in quanto non avrebbe alcun parente in Italia. Deve rispondere di violenza sessuale e per questo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Si tratta di un cittadino camerunense di 27 anni che si sarebbe reso responsabile di una violenza ai danni di una 23enne pescarese, percuotendola per costringerla poi ad un rapporto. Lo straniero, che pochi giorni fa aveva ricevuto un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, era ospitato da un paio di settimane dalla giovane e dal suo coinquilino in attesa di trovare un'altra sistemazione. Dopo l'accaduto il giovane è stato visto fuggire dalla finestra dell'appartamento. Lo scorso 12 ottobre i familiari della vittima hanno segnalato al 113 la sua presenza per le vie del centro cittadino, non lontano dal luogo di lavoro della ragazza, consentendo agli agenti delle volanti di rintracciare l'autore della violenza che, visti gli elementi raccolti, è stato sottoposto a fermo con il contestuale trasferimento in carcere. Nel corso delle indagini è emerso che il ragazzo era stato già indagato per una violenza sessuale avvenuta nel 2018. Proprio a Pescara. Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini è arrivato a Pescara in occasione della festa per i 75 anni della locale Camera del Lavoro. Landini, dopo una lectio magistralis al Petruzzi con gli studenti delle scuole di Pescara, ha tenuto un comizio all'Ariello per supportare i lavoratori che rischiano il posto. Il servizio di Alfredo Primante. Bisogna mettere nelle condizioni la multinazionale di favorire, di determinare le condizioni di una continuità produttiva che sia in grado di favorire il lavoro e la produzione e quindi la non perdita sostanzialmente della dimensione del territorio. Centralità del lavoro e lotta alle delocalizzazioni selvagge da parte delle multinazionali. Queste le parole d'ordine e le richieste al governo Draghi da parte del segretario generale della CGIL Maurizio Landini, arrivato a Pescara in occasione dei 75 anni dalla fondazione della Camera del Lavoro, una festa che la CGIL pescarese ha scelto di passare tra i lavoratori dell'Ariello, vertenza assurta simbolo della crisi industriale nella Val Pescara. Dopo una lectio magistralis agli studenti nell'auditorium Petruzzi,
Truzzi di Via delle Caserme. Dal capoluogo adriatico Landini si è spostato a Villanova di Cepagatti, davanti ai cancelli del gruppo Carrier che, un mese e mezzo fa, ha annunciato la chiusura dello stabilimento che produce sistemi di riscaldamento per l'industria. Qui si è parlato anche della Brioni di Penne, di proprietà di un'altra multinazionale, la Kering, che vorrebbe spostare una parte della produzione in altri siti. Per questo c'è bisogno di intervenire, di impedire che se ne vadano semplicemente licenziando, ma impegnando anche queste multinazionali a trovare soluzioni industriali anche sul territorio e a dare una continuità produttiva e occupazionale. La rabbia è il sentimento più comune che agita i lavoratori per chiusure e ridimensionamenti che nulla hanno a che fare con le crisi industriali, ma spesso sono conseguenza di una concorrenza sleale tra i paesi dell'Unione Europea o della ricerca del massimo profitto da parte delle aziende. Vedete, è difficile vedere una collega che qui, come tante altre qui, ci ha rimesso la schiena in questa azienda con il lavoro, vederla piangere come una bambina di 5 anni ogni volta che parliamo di questa vicenda. Capite qual è il paradosso? Il lavoratore licenziato che si vergogna, mentre la vergogna deve essere quella dell'imprenditore, dell'impresa che decide di delocalizzare, di mandare via senza una reale crisi effettiva. Landini poi ha affrontato anche il tema Green Pass, da oggi obbligatorio per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Secondo il segretario della CGIL è necessario che il costo dei tamponi venga caricato sulle aziende e che il prezzo degli esami sia notevolmente ridotto al fine di garantire il diritto al lavoro. Poi Landini è tornato sull'assalto alla sede della CGIL di Roma, un attacco fascista lo ha definito, a cui domani tutte le sigle sindacali confederali a Roma risponderanno con una manifestazione unitaria. Per Landini è tempo di sciogliere tutti quei movimenti che si richiamano al fascismo, così come prevede la Costituzione. È stato importante che siano stati arrestati le persone che hanno organizzato ed è importante che vengano applicate le nostre leggi, ma è altrettanto importante, come dice la Costituzione, lo scioglimento delle forze che si rifanno al fascismo e che agiscono con violenza, perché è il momento anche che lo Stato e la democrazia dimostri la sua forza. Sia per il pubblico che per il privato questa mattina è scattato l'obbligo di esibire il Green Pass per accedere al proprio posto di lavoro. Siamo stati al comune di Pescara e in un'azienda di Chieti Scalo. Vediamo come è andata la mattinata nel servizio di Stefano Recanati. Da oggi il Green Pass sarà ancor di più un documento indispensabile per le attività quotidiane. Il decreto del 21 settembre ne ha esteso l'obbligo per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che nel privato, fino al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza. L'obbligo vale per il personale dipendente, ma anche per tutti coloro che accedono alle pubbliche amministrazioni occasionalmente. Abbiamo cercato di allungare l'orario di ingresso anche per tamponare quei casi, questo è un gioco di parole. Mi è venuto a tamponare quei casi in cui un dipendente possa avere un disguido tecnico, recarsi magari in farmacia quindi a fare il tampone e poi venire un po' più tardi. Anche per i privati l'obbligo vale per i dipendenti, ma anche per chi entra in azienda sulla base di contratti esterni. Le verifiche spettano ai datori di lavoro e per chi non è in possesso del certificato ci sarà l'assenza ingiustificata e di conseguenza il blocco dello stipendio, ma non la sospensione. Sì, veramente pensavo peggio, invece devo dire che è andato tutto bene, i dipendenti hanno risposto diciamo correttamente munendosi di Green Pass sia cartaceo che sul cellulare, anzi l'impressione che ho avuto è la percezione è che è stata presa anche positivamente questa maggior controllo insomma. Bollettino Covid, sono 42, di età compresa tra 1 e 90 anni, nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Abruzzo che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81.827, totale che è inferiore perché è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato. I 42 casi risultano dall'esame di 2.672 tamponi molecolari e 10.577 test antigenici con un tasso di positività pari
pari allo 0,31%. I casi odierni provengono 22 dalla provincia dell'Aquila, 2 da quella di Chieti, 4 da quella di Pescara, 10 da quella di Teramo, 1 da fuori regione e per 2 sono in corso accertamenti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 2.551. Si tratta di una 85enne della provincia dell'Aquila. Nelle ultime 24 ore sono 10 i dimessi guariti, mentre gli attualmente positivi sono saliti di 30 unità, 1.427. Sono 48 i pazienti ricoverati in area medica, meno 1 rispetto a ieri, 5 in terapia intensiva, dato invariato. In isolamento domiciliare ci sono 1.374 persone, più 31 rispetto a ieri. Presentato questa mattina nella sede dell'ARAP di Teramo il progetto di riqualificazione dell'illuminazione esterna di 6 aree industriali abruzzesi: Avezzano, Casoli, L'Aquila, Sulmona, Teramo e Vasto. L'intervento a cura della Era Luce prevede la realizzazione di 4.000 punti luce con un risparmio energetico del 67%. Tania Bonici Castelli. Parte il progetto di riqualificazione dell'illuminazione esterna dei comparti industriali di ARAP Abruzzo a cura di Era Luce. I lavori riguarderanno 4.000 punti luce che consentiranno un risparmio energetico del 67%. Le aree industriali che saranno riqualificate sono 6: Avezzano, Casoli, L'Aquila, Sulmona, Teramo e Vasto. Il costo complessivo del progetto è di 4 milioni di euro. È uno dei tanti passi importanti che con ARAP stiamo facendo per riportare i consorzi industriali da poter davvero offrire servizi alle aziende che sono insediate sul territorio e ad evitare che invece scappino, come è accaduto nel passato e come accade, perché trovano aree industriali senza illuminazione pubblica, con le strade sfasciate, senza fibra, senza digitale, senza servizi. L'ARAP offre servizi, presenta progetti innovativi molto importanti come questo di Era, che nel giro di meno di un anno investirà oltre 4 milioni per rifare tutti i punti luce, a modernizzarli, riducendo di 2/3 il consumo energetico, quindi una grande attività di risparmio nella filosofia dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, ma soprattutto di offrire alle imprese servizi adeguati e meritevoli di un insediamento industriale. Le nuove infrastrutture che rinforzeranno le aree industriali abruzzesi non prevedono solo luce, ma anche strade e trattamento dei rifiuti. Per troppo tempo abbiamo pensato ai megaprogetti, ma non abbiamo pensato al fatto che le imprese avevano necessità di avere le infrastrutture per molto tempo abbandonate. Quindi ARAP, con questo project financing, prima di tutto mette un punto fermo sul pezzo di illuminazione, cambiando 4.200 pali della luce, mettendo i LED, ma è solo il primo passo. Si passerà con i finanziamenti europei alle strade, ai sottoservizi e poi ai temi che sono collegati al PNR, che sono l'ICT, quindi la fibra in tutte le aree industriali, e il trattamento dei rifiuti. Cambiamo pagina, turno di ballottaggio anche a Sulmona per scegliere il nuovo sindaco che guiderà per i prossimi 5 anni la città ovidiana. In vista del voto di domenica e lunedì nessun apparentamento è stato ufficializzato, anzi Gero Solimo nei giorni scorsi ha rinunciato anche a scendere in piazza per fare campagna elettorale, ma lo sfidante Gianfranco Di Piero non si fida e invita tutti ad andare alle urne per confermare il voto che lo ha visto chiudere in testa il primo turno. Vediamo il servizio. La città di Sulmona sarà chiamata nuovamente alle urne per il turno di ballottaggio e la scelta questa volta sarà tra il candidato di centrosinistra Gianfranco Di Piero, il quale al primo turno ha di poco superato il 39% delle preferenze, e il civismo con Andrea Gero Solimo, che ha invece ottenuto al primo turno il 34,32% dei voti. Il vero colpo di scena fino ad ora però è stato il clamoroso dietro front dell'ex assessore regionale Gero Solimo, il quale ha parlato nei giorni scorsi di campagna elettorale finita, aggiungendo: per quanto mi riguarda la coalizione di centrosinistra può iniziare a lavorare alla prossima giunta di Sulmona. Scelta arrivata forse anche a seguito del secco no ad un apparentamento da parte del centrodestra e del candidato sindaco Vittorio Masci, il quale ha dichiarato ufficialmente di non sostenere Gero Solimo in quanto scesi in campo come alternativa al civismo. Nonostante questa rinuncia, i candidati consiglieri di Sulmona protagonista hanno deciso di andare avanti. Infatti i 112 componenti delle 7 liste, forse
forte degli oltre 1000 voti in più di Gianfranco Di Piero, invitano a votare Gerosolimo. Va avanti deciso per la propria strada invece il candidato Gianfranco Di Piero, che in questi giorni, pur sapendo della scelta effettuata dal suo sfidante, ha continuato ad incontrare cittadini, le categorie e facendo manifestazioni pubbliche. Dopo l'entusiasmante risultato del primo turno, con il quale i cittadini hanno chiaramente manifestato l'esigenza di un profondo cambiamento, siamo tutti chiamati a portare a termine l'importante partita per il futuro di Sulmona. Il prossimo sindaco dovrà essere in grado, con il decisivo sostegno delle forze politiche e di governo, di trasformare una città in declino in una città dove vivibilità e benessere tornino ai tempi migliori. In attesa di sciogliere le riserve per i quattro assessori che comporranno la giunta municipale, a Tagliacozzo è iniziato il secondo mandato da sindaco per Vincenzo Giovagnorio, unico candidato in campo. Il primo cittadino ha potuto godere di un ampio superamento del quorum per la sua rielezione nella tornata elettorale del 3 e 4 ottobre scorsi. Vediamo. Io ho riscontrato nell'arco dei 5 anni e poi in definitiva anche negli incontri che si sono fatti più serrati in queste ultime settimane, specialmente quelle estive, che il consenso della cittadinanza è stato un consenso positivo all'azione amministrativa, quindi molti ci hanno detto che insomma avevamo operato bene, che dovevamo proseguire in questa azione amministrativa, soprattutto anche nelle frazioni. Tagliacozzo ha 10 frazioni, noi abbiamo fatto una campagna elettorale cercando di non far mancare nulla di quello che di solito si fa quando ci sono anche altre liste in competizione, quindi abbiamo incontrato anche tutte le realtà delle frazioni e devo dire che c'è stato un ottimo colloquio, un'ottima accoglienza, ciò che parzialmente non si era verificato 5 anni fa, quando per la prima volta noi ci presentavamo alle frazioni a chiedere il voto e ci dicevano: ecco, verrete soltanto durante la campagna elettorale e poi non vi farete vedere più. Vice sindaco, assessori, possiamo anticipare qualcosa? Quando ne sapremo di più? Dobbiamo assolutamente ripartire la grande responsabilità amministrativa a tutti e 12 i consiglieri, così che anche il sindaco è alleggerito un po' nel lavoro. E adesso la legge impone che ci siano i 4 assessori, noi avremo anche il presidente del consiglio comunale, anche chi non dovesse rientrare a far parte nell'immediatezza della giunta, perché poi la giunta può essere anche variata e quindi i titoli assessorili si possono anche conferire strada facendo nei prossimi 5 anni, può esserci anche una mobilità nella responsabilità di giunta, e deve collaborare appunto come consigliere delegato a determinati ambiti all'azione amministrativa per il bene comune. Ed ora lo sport. Mirko Drudi e Giuseppe Rizzo salteranno il match di domani contro la Fermana. Il tecnico del Pescara Auteri prova anche il 4-2-3-1 e afferma che la squadra non può più permettersi di buttare via dei punti. Nella Fermana forfè di Marchi, convocati Cognini e Blondet. Il servizio. Doppio turno casalingo alle porte per il Pescara, domani alle 17.30 contro la Fermana, martedì ore 21 contro il Modena. All'Adriatico Cornacchia il Pescara ha vinto solo la prima partita contro l'Ancona, poi 2 pareggi e una sconfitta. Il Delfino ha fatto meglio fuori, ma per Auteri non c'è un problema fattore campo, semmai quello di non buttare più punti per strada. Credo che la squadra abbia sempre fatto partite giuste, quindi secondo me non c'è un problema casalingo, poi il nostro atteggiamento in casa e fuori non cambia. Poi comunque la squadra complessivamente sta bene, noi abbiamo bisogno di fare i punti, quello sì, ma ci mancherebbe altro. Adesso facciamo 3 partite in 7 giorni, 2 consecutive in casa, una alla volta, cominciamo a pensare a quella di domani. È chiaro che dopo un paio di pareggi, dopo un paio di risultati che non sono stati ottimali, ma che comunque abbiamo sempre fatto buone partite, perché probabilmente avremmo anche meritato qualcosina in più, però dobbiamo prenderne atto e pensare che adesso è il momento di fare i punti, perché i punti non li dobbiamo lasciare più per strada. E allora proprio i pareggi con Vispesaro e Viterbese devono rappresentare un monito. Il Pescara non è nelle condizioni di sottovalutare un avversario che ha obiettivi di classifica ben diversi e che Auteri presenta così. La Fermana è una squadra consistente, una squadra che è forte agonisticamente, una squadra che ha anche spessore fisico, una squadra che ha anche un buon modello organizzativo di gioco, e poi
non lo so, sembra una squadra tipo la Vispesero, ecco, tanto per stringere un po' il discorso, quindi squadra che è molto, molto solida e molto attenta dal punto di vista difensivo, che magari geometricamente, linearmente non è una squadra che gioca tantissimo, quindi spesso questa palla potrà stare anche in aria, perché il loro modo di giocare prevalentemente è questo, anche quello di andare a giocare sulle seconde palle, e quindi ci aspetta questo tipo di partita. Ancora fuori causa Drudi e Rizzo, rientrano dalla squalifica Di Gennaro e Diambò. Il portiere sarà subito titolare. Diambò ha delle chance in caso Auteri opti per il 4-2-3-1, nel caso giocherebbe al fianco di Pompetti con Memuscei sotto punta, altrimenti in caso di 3-4-3 potrebbe finire in panca. In avanti si dovrebbe ripartire da Clemenza e De Marchi, rischia Dursi che potrebbe essere insidiato da Bocic e Marilungo. Auteri fa intendere che l'ex Bari e Catanzaro potrebbe a breve avere un turno di riposo e parla così delle differenze tra i due moduli. Se giochi a 4 nella proposta di gioco a turno, un esterno si alza e l'altro deve stringere. Giocando a 3 l'unica differenza è quella che 3 sono prevalentemente, quindi dal punto di vista difensivo il sistema 3 è un sistema un po' più equilibrato e un po' più attento, perché non c'è l'esterno va, l'esterno stringe. Nella fermana recuperati Blondet e Cognigni, non ce la fa il centravanti Ettore Marchi, out al pari di Scrosta, Boateng e De Pascalis. Al suo posto potrebbe toccare a Bolsius, direzione di gara affidata a Federico Longo Di Paola. E domani alla stessa ora, 17.30, in campo anche il Teramo al Bonolis contro il Gubbio. Nei biancorossi fuori Chieremateng, Trasciani e Rosso. Forfè quasi certo anche per Cucurullo, che sarà valutato fino a prima del match. Panchina per Billy Gea, che non è al massimo della condizione. Nel Gubbio assenti Migliorelli e Malaccari, rientra Fantacci, ma andrà in panchina. Dopo 7 punti nelle ultime 3 uscite, test probante per il Diavolo, come ammette Federico Guidi, peraltro ex della gara, ascoltiamolo. Non nutro nessun tipo di rabbia, vendetta, cioè sono emozioni che non mi appartengono, nel senso che è chiaro che quando intraprendi questo percorso in questa professione sai che ormai l'esonero per noi allenatori è, se non lo hai nel curriculum diventi quasi, non sei un allenatore, quindi dobbiamo imparare a conviverci, ed è stato un momento, è stata la mia prima esperienza nei professionisti e, insomma, è stato un momento molto formativo per me e quindi, però detto questo, io là sono stato poco, ma ho conosciuto anche tante persone che tuttora mi vogliono bene, abbiamo stretta amicizia, quindi è per me una partita come tutte le altre, anzi il presidente Notari e il direttore Pannacci sono stati i primi che hanno creduto in me e al di là di come è finita, però io a loro sarò sempre riconoscente. Dopo Lucca, Viterbese e Pistoia, questa è per tipicità dell'avversario la gara delle quattro, forse un po' più diversa rispetto alle altre tre, perché probabilmente ci sarà una squadra che vorrà un po' di più il pallino del gioco rispetto alle ultime tre che avete affrontato, o sbaglio? Diciamo che affrontiamo una squadra che è costruita per i vertici della classifica, e quello al di là di quello che viene detto in giro, ma quando una squadra acquista giocatori del calibro di Fantacci, Sarau, Migliorini, Boulevardi, Cittadino, questo la dice lunga su quelle che sono le ambizioni di questa società. Affrontiamo una squadra che è il terzo anno con lo stesso allenatore, quindi può dare seguito alla propria metodologia di lavoro, alle proprie idee di gioco, e quindi è partita, non è casuale che le squadre che hanno iniziato con l'allenatore che avevano già nelle stagioni scorse stanno facendo bene, guardate anche l'Ancona Matelica, perché partono avvantaggiati rispetto alle squadre che riniziano da zero in termini sia di calciatori che di guida tecnica. E quindi è una partita estremamente complicata, affronteremo una squadra che come valore fisico e valore tecnico è una squadra estremamente importante, tra le migliori del girone, ed è per noi un bel test per capire
a che punto siamo. È chiaro che noi abbiamo già affrontato squadre di grande blasone con ambizioni di vertici della classifica, abbiamo fatto molto bene in termini di prestazione, qualche volta siamo usciti sconfitti in maniera immeritata come a Chiavari, qualche altra volta come Modena e Siena siamo riusciti a fare un risultato positivo, anche se era un pareggio. È chiaro che noi vogliamo continuare a vedere i nostri miglioramenti e cercheremo di fare una partita coraggiosa, di grande personalità, cercando di mettere in difficoltà una squadra importante. Lo scorso 25 settembre, durante la partita Teramo-Imolese, dopo essersi arrampicato sulla recinzione del campo da gioco, aveva inveito contro il presidente della Teramo Calcio, incurante dei ripetuti inviti degli stewards a tornare al proprio posto. Inoltre, a fine partita avrebbe cercato di raggiungere la tribuna dove si trovava lo stesso presidente, fermato dal responsabile per la sicurezza della struttura. Atteggiamenti che sono costati a un 57enne teramano un provvedimento di Daspo. L'uomo è stato anche denunciato per il reato specifico di scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive. Cambiamo disciplina. A pochi giorni dall'avvio della stagione della CETEAS Montesilvano Volley, l'auspicio per una annata ricca di soddisfazioni arriva dal sindaco Ottavio De Martinis e dal main sponsor Antonio Di Cosimo della CETEAS SRL. Vediamo. Sindaco Ottavio De Martinis e Antonio Di Cosimo, che è il CETEAS, diciamo così ti identifichiamo subito. Sindaco, soltanto un augurio a tutte e due le squadre, semplificando. Dopo la stagione esaltante che ci lasciamo alle spalle, ci auguriamo di poter ripercorrere i successi, della scorsa stagione, quindi un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi, i nostri ragazzi, e hai un ringraziamento e un incitamento ai dirigenti e a quanti come il gruppo di Cosimo hanno supportato e continuano a supportare lo sport cittadino, in questo caso la pallavolo montesilvanese. Beh, è stato veramente sintetico, non ha parlato da politico Antonio Di Cosimo. Antonio, io e te ci conosciamo da una vita perché siamo sempre in mezzo allo sport. La pallavolo intanto ti piace tanto, di' la verità. Sì, devo dirti che è stata una scoperta eccezionale e devo ringraziare il sindaco. Perché che c'entra? È semplice, io volendo investire, come sai bene, nel mondo dello sport e avendo chiuso il ciclo del calcio 5, ho chiesto a lui, io ho bisogno di una squadra seria, una persona seria, perché voglio dare un contributo sociale a questa città che mi ospita ormai da 40 anni. E lui mi ha fatto conoscere, per fortuna, perché io non posso che ringraziare lui, tutti quelli della pallavolo montesilvanese, perché ho trovato una famiglia, della gente seria, bella, grandi soddisfazioni, veramente per me è stata una scoperta in tutti i sensi, ma non riesco, anche sforzandomi, a trovare una cosa che non sia bella, fatta bene. Quindi grazie a tutti e grazie a questa squadra, a queste persone fantastiche che si adoperano per tutti questi giovani, vederli così belli, guarda, è una soddisfazione infinita, veramente bella. Tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG6 delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.